Super Toreros, silenzio randazzo, Super Toreros! Gran partita dei Toreros, Pietro. Secondo me, devo dire principalmente che il risultato è bugiardo, analizzando tecnicamente la partita. Ragazzi, non guardate Costantino, tanto è negato, no, quindi esatto, faccio l'intervista. Mamma mia, vabbè. Giorgio Traina, nuovo acquisto dei Toreros. Acquisto mio nel fantacalcio, perché io ne capisco. Questo è un altro gioiello in quadro. Classe 94. Quella è una sega. A cardine. Non è vero, il vero a cardine gatto ce l'ho io in squadra, okay. Non è lui. Comunque, tecnicamente analizzando la partita abbiamo giocato bene. Loro hanno dimostrato di essere una squadra che comunque lotta per la promozione. Li ascoltano tutti. E per il resto, niente, sono contento. Cioè, abbiamo giocato tutti bene, tutti sopra la sufficienza. Vabbè, qualcuno che ha fatto schifo ci sarà da dire, qualcuno un po' gay. Al solito, comunque fatto schifo. Lo sopportiamo anche per questo, dai, vabbè. Per questo mi sono messo in capitano. Quanto è fine il risultato preciso? Non so un cazzo, scusate. 7-3. Ha fatto 3 gol di Gesù, doppietta Traina, uno io, uno a Cardi. Giudizio su Vizzini. Giudizio, vabbè, Vizzini come al solito è sempre un fenomeno, è nettamente il più forte della nostra squadra. Fondamentale. Applauso per Vizzini. Tom Cruise. Come è andato? 5 assist. Come è andato? 5 assist, signori. 5 assist di Tom Cruise. Non ho nulla da dire, adesso dobbiamo gare. Il nostro che succede? I miei 5 assist. Amnesia in vantaggio. È il Matador Cavadi. Comunque, i Matador dovrebbero giocare da noi. Comunque. Per il resto il nostro obiettivo stagione a questo punto diventa vincere la seconda di campionato. Non abbiamo altro. Con chi giocate? Non lo so. Però noi dobbiamo vincere ugualmente, perché a noi non interessa. Quindi diciamo partita già scontro promozione. Tutte sono scontri fondamentali. Dai, non dire ste minchiate, tutte sono. In borra sono poi ci sono squadre di merda. Come noi vediamo partita per partita. Ah, va a cagare. Beppe, inquadra il negato. Chi è Cors? Cosentino dov'è? Vabbè, ora per il negato. Concentriamoci sulla solita perla anche di quest'anno di Gesù, che ci lascerà una sua dichiarazione. Vai. Ok, bravissimo. Sei molto eloquente, Gesù. Guardiamo anche gli aspirini. Il russo mi ha fatto buttare 50 nel cesso. Grazie. Vabbè. Complimenti. Complimenti alla squadra. Thank you, hai visto? Parla in inglese, proprio lui. Tom Cruise. Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, di solito i Galacticos fanno inizi incredibili per poi crollare. Quest'anno forse iniziate male per poi finire bene, no? Speriamo di sì, è andata a posto, non cambierà il trend. Comunque c'è da dire che purtroppo il precampionato perfetto abbiamo fatto, abbiamo perso Scateri Muto, che oggi non c'è. Non c'era e che. Ciao, no, lo inserisci io di te. Un nuovo acquisto. Grande acquisto, bomber, dai, più di 100 gol in Serie B. Dicevo, Fabio stavolta secondo me sarebbe servito molto, perché con la fisicità che avevano loro era l'ideale. Poi è presente il nostro unico vero difensore centrale che abbiamo, l'unica ci sta. C'è anche Griffo, diciamo. Sì, però è più uno di quelli che cerca di staccarsi, lui è quello che ci tiene sempre in ordine. E niente, il problema è che non siamo riusciti a giocare come di solito giochiamo. Dove acquisti c'è Aurea, Castelli, Giambaldo, tuo cugino Massimiliano Morello. Giambaldo, che oggi sono migliore in campo proprio. Non è una bella cosa che sia il portiere migliore in campo. Su un 7-3 da... 7 alla fine. Mi hanno detto 7-3. I Toreos mi hanno detto così, poi non lo so se. Però comunque, diciamo che i giocatori ci sono secondo me per risalire. Sì, ma ti ripeto, prima abbiamo fatto un precampionato perfetto, quindi ci vuole. Tipo vittoria di Russo nel precampionato? Banissimi. Banissimi battuti in precampionato. La balista cosa? No. Ovviamente sono zitti. Banissimi, non parlano, io non rinfaccio loro. Io sapevo che giocassero solo con gli Elfici, quindi. E niente, abbiamo fatto tutte le partite perfette in precampionato. Abbiamo giocato alla grande e oggi giustamente non potevamo giocare alla grande perché. Quindi diciamo che fino alla sesta le perdete tutte e poi dalla settima le vincete tutte, come avete fatto al contrario. Ci vuole un consiglio. Dovete acquisire il cuore special che vi può dare Aura. Il cuore special. Ma Capitano Armetta che fino a fa? In Erasmus. Anzi, lo salutiamo. Cazzo, minchia, per 3 ore per fare questa intervista appena la fa non mi chiama. Cazzo vuoi, mi hai mandato a fanculo, sono 10 minuti. Era un derby, tutte ne state a giocare con Ti lascio con l'intervistatore ufficiale. Vabbè, allora a sto punto.
Allora, Di Gione ha passato la parola, Griffo, per te era un derby, tutta l'estate a giocare con i Toreros sotto le stelle, ora... Infatti l'hai fatta apposta, io te la dovevo... Dovevi studiarli questi Toreros, dovevi studiarli meglio. Ho pensato troppo a studiarli e non giocare. Di Giovanni va detto tutto, volete aggiungere qualcos'altro? Volevo aggiungere niente, che non abbiamo giocato per come sappiamo, questo è il problema. Non possiamo giocare sul fisico, dobbiamo giocare sulla velocità, sulla tecnica, sui minchioni. Occhio, perché Griffo vuole un altro rotolo, io non so voi. Io ancora ne aspetto. Le vinceremo tutte. Va bene, dai ragazzi, vi lascio. In bocca al lupo per il proseguo del campionato, ok? Ciao ciao.